si riesce a trattare le persone, coloro che vivono qui in Italia, migranti, in questi modi, a volte ci trattati peggio degli animali domestici che le persone hanno in casa. E questa è una vera cattiveria. E io continuo sempre a chiedermi, se l'Italia non ne vuole più dei migranti, bisogna dirlo ufficialmente. Poiché, visto che ci sono comunque delle ipocrisie, l'Italia non ci riconosce lo status di rifugiato. E quando ci capita di uscire dall'Italia e andare a chiedere l'asilo in un altro paese, ci rimandano indietro, poiché è l'Italia che deve decidere. Questa è una vera ipocrisia, una vera cattiveria. Sono originario della Costa d'Avorio, sono partito dalla Costa d'Avorio in seguito alla guerra che è scoppiata in Costa d'Avorio e sono arrivato in Libia, lì ho vissuto per 1 anno e 8 mesi, lavoravo. Dalla Libia, in seguito alla guerra, siamo scappati dalla Libia, siamo arrivati in Italia e per chiedere l'asilo, alcuni di noi hanno dato l'appuntamento per la commissione in un periodo che avverrà fra 8 mesi. Noi siamo dei fantasmi in città, siamo dei fantasmi in questo stato, quindi quello che chiediamo al governo italiano è di prestare un'attenzione ai nostri bisogni. Civilizzare è un progetto di Save the Children, nasce nel 2009, è un progetto che dà supporto, orientamento e protezione a minori migranti e non solo. Comunque da protezione a tutto ciò che sono il target dei minori vulnerabili. E come lo facciamo? Lo facciamo offrendo servizi di base, docce, cibo, vestiti, lo facciamo offrendo delle consulenze legali, delle consulenze sanitarie con un dottore presente dell'Associazione Medici contro la Tortura, diamo consulenti per il nostro staff dove presenti i minatori culturali, la maggior parte di loro sono afghani. L'altra parte sono tutti coloro che hanno fatto parte dell'emergenza Nord Africa, perciò abbiamo Tunisia, Egitto e abbiamo tutta una fetta molto ampia di minori dell'Africa subsahariana. Mi chiamo Asnan Sayed, sono afghano, sono scappato dal mio paese quando ero piccolo, cioè avevo 10 anni, facendo un percorso molto lungo, passando da diversi paesi, dall'Iran, Turchia, Grecia e poi finalmente sono arrivato in Italia. Questa mappa è un ragazzo che l'ha tracciato, che è passato da diversi paesi, cioè partito dall'Afghanistan, poi è andato in Pakistan. Il centro che c'è a Lampedusa, la struttura che c'è dove stavano ragazzi minori, non è proprio un centro dove si poteva stare più di 3-4 giorni, massimo una settimana, ma abbiamo visto ragazzi, ho incontrato personalmente ragazzi che sono stati lì più di un mese e mezzo, 2 mesi addirittura. E poi la cosa la più forse pesante, le loro storie, loro che portano con loro. Questo ragazzo è arrivato proprio sotto il shock, era scioccato perché ha perso il fratello durante il viaggio dalla Libia fino a Lampedusa. Il fratello è stato buttato nell'acqua. Loro non smetteranno di venire,
perché loro, loro cercano una possibilità di vita, non cercano, i profughi e i richiedenti asilo non cercano una vita migliore, cercano una vita. Originario del Niger, vissuto in Libia un anno, otto mesi. Dice, lavoravo, facevo, cioè avevo tutto in Libia. In seguito alla guerra sono arrivato in Italia, ho fatto la domanda di asilo, non mi hanno riconosciuto l'asilo politico, mi hanno dato un permesso umanitario. Noi quello che chiediamo al governo, che ci diano da fare, ci danno la possibilità, ecco, di poter lavorare. Quanti anni hai? 18. 18 anni? Sì. Hai la tua famiglia? No, sono tutti morti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sede dell'associazione Genitori di Donato, che sta in via Bixio a Roma. È un luogo particolare perché è un luogo condiviso, che è nella scuola ma è aperto a tutta la cittadinanza. Qui si lavora sull'intercultura, sull'integrazione. Questo era un luogo abbandonato, pieno di spazzatura, e il preside pensò di darlo in gestione ai genitori della scuola e quindi trovare delle soluzioni insieme, per non far scappare, diciamo, anche gli italiani dalla scuola. Nel senso, aiutiamo i bambini migranti, ma anche gli italiani che non ce la fanno o che arrivano nel corso dell'anno e quindi hanno bisogno di un sostegno per essere integrato, a fare i compiti e anche a valorizzare il ruolo dei genitori. Quando ho arrivata proprio qui in Italia, veramente era difficile per me. Infatti quando i miei figli cominciano il mondo della scuola, arrivata proprio alla scuola, ho trovato altro mondo. Noi insegniamo ai nostri figli arabo, il corso di arabo. Io ne ho parlato qualche giorno fa ricevendo i nuovi cittadini, abbiamo dedicato una speciale udienza ai nuovi cittadini. E ho messo soprattutto l'accento su quella che è un'autentica, non so se definirla follia, assurdità, cioè quella dei bambini di immigrati nati in Italia che non diventano cittadini italiani. Se noi giovani siamo la speranza e siamo il domani, solo noi possiamo cambiare le cose. C'è bisogno di dare spazio a noi seconde generazioni, di riconoscere i nostri diritti, perché quello soprattutto è al di sopra di ogni cosa, è il diritto fondamentale dell'uomo essere riconosciuto anche dallo Stato. Cioè, che futuro hai tu che nasci in un paese senza che puoi andare a fare il magistrato, l'avvocato, il giornalista, senza poter contribuire veramente? Cioè, uno non è che va a chiedere l'italianità, perché io sono il primo a dire che i miei genitori, se li guardano, sono italiani, però io sono cittadino italiano, come lo sono pure loro, perché insomma mio padre sta qui ormai da 20 anni, mia madre ha passato metà della sua vita in Uganda, il mio paese d'origine, e l'altra metà in Italia. Cioè, queste persone non sono straniere al paese, cioè non sono estranee. La rete G2 è un'organizzazione di figli di immigrati nati o cresciuti in Italia, quindi o arrivati al seguito dei propri genitori o nati qua e cresciuti qua, che è un'organizzazione che è nata per rappresentare, insomma, raccogliere le seconde generazioni e chiedere la riforma della legge per la concessione della cittadinanza. Noi siamo degli italiani, guarda, spesso noi diciamo siamo degli italiani di seconda generazione, nel senso è più sensato dire che siamo una seconda ondata di italiani rispetto al fatto che siamo una seconda generazione di immigrati.